della provincia. Il sostegno a distanza negli enti locali. È stato questo l'argomento del seminario che si è tenuto oggi presso la Sala Cirillo di Palazzo Matteotti, promosso da Forum SAD e da ELSAD, alla presenza degli assessori della provincia di Napoli, del Comune di Napoli, Giovanna Del Giudice e Roberta Gaeta, del direttore generale del Terzo Settore e Formazioni Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Danilo Festa, e del presidente del Forum SAD, Vincenzo Curatola. Obiettivo dell'iniziativa è rimarcare che il sostegno a distanza non è una ricchezza solo per i paesi del cosiddetto sud del mondo, ma è una risorsa per i territori italiani e quindi per gli enti locali. Sono orgogliosa di ospitare questo incontro che rappresenta il primo della presidenza ELSAD della provincia di Napoli. Su questi temi spesso la politica è assente. La provincia di Napoli perciò intende dare un segnale forte e chiaro e assume un impegno affinché tutti i comuni nel nostro territorio di competenza siano informati su questa importante forma di solidarietà, ha affermato l'assessore Giovanna Del Giudice. È un impegno importante, ci tengo a ribadirlo. Questo oggi è il primo appuntamento come presidenza ELSAD, un impegno a cui ho tenuto personalmente e mi sono battuta per ottenerlo, in quanto in questi anni la provincia si è sempre impegnata. Dal 2010 abbiamo aderito all'ELSAD e questo impegno di presiedere sarà fondamentale come impegno non soltanto per sostenere queste famiglie, i bambini che vivono nei paesi sottosviluppati, ma soprattutto per creare una rete tra gli enti locali e le associazioni di settore che comunque collaborano e lavorano quotidianamente sul territorio. Noi come provincia siamo impegnati a 360 gradi e continueremo a lavorare con il comune e con la regione per creare una rete fattiva e concreta, anche perché poi è proprio quello il sostegno a distanza, è un aiuto concreto, per niente burocratico, che interessa ovviamente i paesi sottosviluppati in via di sviluppo. Il direttore generale del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Danilo Festa, nel suo intervento ha sottolineato come ognuno starebbe bene a casa propria qualora le condizioni glielo permettessero. In più consente di far crescere persone istruite lì dove essi sono nati. Dottore Festa, ci spieghi l'importanza del sostegno a distanza. Allora, l'importanza del sostegno a distanza è presto spiegata e spiegabile. Intanto si aiuta chi ha bisogno in paesi dove i bambini e i ragazzi non hanno le stesse facilitazioni e gli stessi vantaggi che hanno qua da noi, che possono sembrare, da noi non risultano importanti perché sono acquisite, e cioè una tranquillità familiare, la tranquillità di poter avere da mangiare almeno due volte al giorno, la tranquillità di poter andare a scuola. Quindi questa è la prima cosa che si fa. La seconda cosa che si fa è che si aiuta la persona con il sostegno a distanza nella sua terra d'origine, quindi si aiuta nel suo ambiente familiare, si aiuta in maniera tale che si possa educare, si possa sfruttare la sua educazione scolastica in quel paese e per quel paese, quindi non viene fatto studiare fuori e poi rimane dai frutti fuori senza poter aiutare il suo paese, rimane lì ed è una risorsa per il suo paese. Terzo, si evita tutto questo problema che vi è di enorme immigrazione che porta dei problemi indubbiamente di integrazione e di sopravvivenza, perché il ragazzo, se riesce a rimanere il bambino se riesce a rimanere nel suo paese e non viene qua, dove viene molte volte marginalizzato per questioni anche di tipo oggettivo e per questioni di mancanza di risorse nei paesi europei, costituisce esso stesso, poi diventa esso stesso un problema e non contribuisce sicuramente allo sviluppo né del paese dove arriva, se non viene perfettamente integrato, né del paese da cui parte. Il sostegno va bene, però noi dobbiamo tutelare anche i cittadini, nel senso, noi dobbiamo far sì che sapere che l'associazione che si occupa di queste cose sia un'associazione seria che utilizzi bene i soldi, e in queste noi stiamo facendo per la prima volta un rendiconto in maniera tale che avremo a disposizione numeri certi delle persone assistite, delle persone che assistono, dei soldi impiegati. Roberta Gaeta, assessore al welfare del Comune di Napoli, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale nel far emergere le realtà che da anni fanno solidarietà nel nostro territorio e nel far conoscere le loro buone pratiche. Assessore Gaeta, il Comune di Napoli continua la sua azione nel progetto Sostegno a Distanza. Sì, continua sicuramente il suo impegno che già è iniziato da diversi anni e soprattutto mi piace sottolineare quello che poi è emerso da queste prime battute dell'incontro, e cioè il fattore fondamentale di costruire una rete pubblico-privato, una rete che fa emergere le risorse di questa città e di questo territorio. Fondamentale soprattutto in un momento in cui c'è una crisi che
contribuisce chiaramente a creare dei momenti difficilissimi per tutti, che fa perdere anche di vista quante risorse noi abbiamo nei nostri territori e quanto queste risorse hanno necessità di emergere, di essere valorizzate e di essere messe appunto in collegamento fra loro per essere più efficaci, per essere riconosciute e quindi riuscire a contribuire in maniera attiva, partecipe e in prima persona, quindi in prima linea. Per Vincenzo Curato, la presidente Forum SAD, progetti solidali come quelli del SAD attivano stili di vita responsabili, percorsi con le scuole, dialogo interculturale e molto altro, oltre a costruire ponti solidali tra comunità del sud e del nord del mondo. Dobbiamo continuare a far valorizzare la rete ed il lavoro con gli enti locali diventa cruciale. Presidente Curato, l'impegno della Forum SAD in questa iniziativa a favore dei bambini dell'adozione a distanza. È un impegno che portiamo avanti da anni anche con gli enti locali, infatti il forum che abbiamo fatto a febbraio qui a Napoli è stato fatto col comune e con la provincia, perché pensiamo che quello che fanno i cittadini attraverso il sostegno a distanza, se si integra con delle corrette politiche sociali e politiche di cooperazione decentrata, allora dà delle risposte adeguate a quelle che sono le emergenze e le situazioni di povertà nel mondo e che li troviamo anche a casa nostra. Per cui riteniamo importante questa alleanza fra pubblico e privato nel campo appunto dei diritti delle persone, soprattutto dei bambini, e nel campo di costruire una società che sia la casa di tutti.